È iniziato tutto per caso. Un gruppo di giocatori normalissimi mi aveva segnalato un giocatore un po' sospetto. Quest'ultimo si faceva chiamare presidente del server, perché, da come mi avevano detto, riusciva a comandare qualsiasi giocatore. Ma non era questa la cosa più importante. Bensì, lui viveva non nel mondo normale, ma in un mondo separato dal server, ovvero un mondo super piatto. Così, dopo tante cose sapute su di lui, ho deciso di crearmi un account falso e provare a fare amicizia con questo presidente. Parlando con lui nella sua land e diventando suo conoscente, ho scoperto molte cose. Per esempio, riusciva a regalare i VIP a qualsiasi giocatore. Poco tempo dopo feci richiesta per entrare nella sua fazione. All'inizio lui non voleva assolutamente, ma poi per 100 milioni di monete lui accettò l'invito. Così entrai, ma in realtà lui non importava nulla di me, voleva sfruttarmi solo per i soldi. Già da un pezzo avevo capito le sue intenzioni, così direttamente gli dissi che se non mi avrebbe detto tutta la verità sulla sua persona e soprattutto come faceva a regalare i VIP a tutti i giocatori, l'avrei fatto bannare. Proprio quando doveva essere tutto risolto, lui tirò una leva davanti a me e fece esplodere tutta l'intera land, distruggendo qualsiasi cosa, per poi scoprire che sotto la land in realtà c'era una prigione di Bedrock e volevano intrappolarmi. Eh sì, il gruppo di giocatori che mi ha chiamato per farmi risolvere questa situazione in realtà voleva solo intrappolarmi facendo il doppio gioco, e purtroppo sì, ci sono riusciti. Ma ancora non sapevano che dietro quell'account falso creato da me c'era in realtà uno staffer. E sì, poco dopo sono riuscito ad arrestarlo definitivamente dal mio server Minecraft. Calcolate che è passato esattamente un giorno. Mi hanno scritto su Telegram e mi hanno detto di rientrare precisamente a questo orario. Io adesso mi trovo qui con Matteo e Luca alle mie spalle e il signor Leonardo, che come avete visto Leonardo ha fatto esplodere tutta quanta la mia base. Voglio sapere prima di tutto il motivo per cui ha fatto questa roba. Venite qui, venite, venite, ascoltami. Perché hai fatto tutto ciò? Hai fatto esplodere l'intera base che avevano costruito senza alcun permesso. Perché letteralmente Matteo e Luca hanno costruito una base e lui ha preso e l'ha fatta esplodere. Cioè stavo qui perché lui mi aveva promesso altro e poi ha fatto esplodere tutto. Aveva organizzato in realtà un circuito di redstone con delle TNT. Poi vedete cosa ha detto: faccio quello che voglio, non mi rompere le... Ah, pure? Non hai capito. Allora, io, come ripeto, ho contatti con lo staff e non ci metto nulla a farti fuori. Vi ricordate cosa mi doveva far vedere, no? Tutti quei metodi che nascondeva. Bene, non mi ha fatto vedere assolutamente nulla. Ma si può sapere che nella mia land faccio quello che voglio? Sì, hai i permessi, ma non l'hai costruita te, quindi stai calmo. Ora, mi avevi promesso altro e poi hai fatto esplodere tutto. Quindi, se davvero sei un uomo, mantieni le promesse. Io l'ho detto io di aggiungere le TNT. Chi è che gliel'ha detto? Chi è che ha scritto? Proprio per fare quello che voglio, quando voglio. Tu l'hai detto a loro? Non ci credo che loro l'hanno fatto senza dirmelo. Non ci credo. No, non ci credo assolutamente. Non ci credo a questa roba. Matteo e Luca, avete aggiunto le TNT? Mi sta mentendo, sono sicuro. No. Perché no? Perché no allora? Guarda qui, vieni a leggere questo cartello. Vieni, vieni, che nonostante chi stai rovinando tutta l'economia del server, te la stai prendendo con persone sbagliate. È inutile che provi a dittarmi. Guarda qui cosa c'è scritto. Non è vero, mentono. Chi è che mi sta mentendo adesso? Allora, voglio la verità, altrimenti chiamo gli staffer. Mettetevi d'accordo e sbrigatevi a dirmi la verità. Io mi potevo fidare di Luca e Matteo, ma in effetti adesso mi sorge una domanda: mi stanno dicendo la verità oppure stanno mentendo? E chi ha ragione? Però ricordandomi, anche Matteo e Luca mi avevano nascosto delle robe. Io sono il presidente, ci ha obbligati a fare cosa? Vi ha obbligati? Mi avete mentito un'altra volta? Rispondi, rispondi. No, un'altra volta mi avete mentito, non ci credo. Li ho pagati in cambio con tanti tanti soldoni. Non ci credo, mi hanno mentito un'altra volta. No ragazzi, io li banno tutti. No, veramente, io li banno tutti. Termino tutto qui, li banno tutti, non mi interessa. A mettere le TNT? Un'altra volta che mi mentite? Ma davvero? No, 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 non ci siamo. No, non ci siamo. No ragazzi, io adesso entro con il mio account e li faccio fuori tutti. No, questa roba non mi sta bene, perché mi avete chiamato per aiutarvi e glielo diciamo pure. Mi avete chiamato per aiutarvi e ora ancora che nascondete le cose. Non è possibile. Quindi, vediamo un attimo qui c'è scritto. Ma scusa, tu chi sei? Allora, adesso esce tutta la verità. Bene, presidente, ascoltami. Ora faccio uscire tutta la verità, così loro imparano. No ragazzi, non me ne frega nulla, sarò un po' infame, ma non mi interessa. Ora dirò tutto il piano di Matteo e di Luca. No, non farlo, ancora non farlo. Fatemi un attimo rompere questi cartelli. Ok, come non farlo? No, invece sì. Invece sì. Allora colpiscilo un'altra volta e vedrai.
Ma si sono alleati tutti quanti adesso? Ma mi stanno venendo tutti contro? No, non farlo. Bene, allora, mi sono stancato. Presidente, i tuoi, tra virgolette, alleati mi hanno scritto per risolvere una questione, dicendomi tutto quello che hai fatto. E adesso esce la verità. Cosa? Perché ride? Stupido. Che cosa? Ma cosa stupido? Non me lo dire, non sta succedendo veramente. Non sta succedendo veramente che in realtà era tutta una trappola. Io mi faccio prendere in giro da voi? Che sta succedendo? Lo sapevo già. Mi avete mentito. Luca e Matteo, mi avete mentito per tutto questo tempo? Era tutto organizzato con me. Non è vero. Non è vero. E però loro sanno che in realtà sono Marquez. Ma il signor presidente no. C'è qualcosa che non mi torna. Sì, sapevamo tutto. Non l'hanno fatto veramente. Però non mi torna qualcosa. E allora, Leonardo, sai anche chi sono in realtà? Ora ci seguirai. Aspetta, spenno sto cazzo. Raga, ma allora scusami, allora non sa chi sono. Loro due sanno che sono Marquez. Se mi hanno scritto su Telegram apposta, forse non gliel'hanno detto. Fai il bravo e tutto andrà bene. Sinceramente non me ne frega nulla di chi sei. Ora ci seguirai. Aspetta, prima rivoglio i soldi indietro. Mi avete truffato. Subito. Dammi tutti i soldi che ti ho passato. Ma in realtà allora loro sono dei nemici. Da che mi stavano aiutando? Ora? Non ci credo. Non ridere. Dammi i soldi indietro. Chiamo lo staff. Voglio i soldi indietro. Chiamo lo staff. Non me ne frega nulla. Ragazzi, se non mi ridai i soldi indietro, prendo, entro con il mio account e li banno tutti. Cioè era tutta una trappola. Non riavere i tuoi soldi. Ormai sono degli 02. No, 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 no. Chiamo gli staffer. Datemi i soldi ora. Dammi i soldi indietro nel trade. Muoviti. Letteralmente, se lui non mi dà soldi, io lo permabanno. Anzi, blacklisto vuol dire lo metto proprio nella parte in cui non può nemmeno rientrare con nessun unban del server. Non me ne frega nulla. Chiamali pure, sai cosa me ne frega? Ah sì? Li ho bypassati tutti più volte. Al Marchessone non si fanno ste robe. Facciamogli credere che è tutto come vuole lui. Va bene, quindi vi devo seguire. Quindi loro mi hanno mentito di nuovo. Quanto vorrei killarli, ragazzi. Quanto vorrei killarli. Mi faccio un 3v1. Vi faccio fuori tutti. No ragazzi, davvero, questa roba non è possibile. Che io prendo e aiutando le persone la prendo sempre nel posto sbagliato. È incredibile. Allora intanto modera i termini. Modera i termini. Ho detto. Dove andiamo? Vediamo quello che mi dice. Ora seguici e andiamo. Muoviti. Andiamo. Dove sei? Muoviti. Muoviti. Dove mi... Che cosa c'è adesso? Non è vero, è un'altra trappola. Dove è andato? Dove è andato? Eccolo. Cartello, l'ha messo Luca. Cosa c'è dietro questa botola? Oh mio Dio. Ti è piaciuta tutta la trappola? Cosa c'è qui sotto? Sarai imprigionato. Non esiste. Ma che caspita... Ma che cosa stai dicendo? Ti rendi conto? Imprigionato cosa? Ti faccio bannare tra un secondo. Ma che cosa sta dicendo? Ragazzi, ma stiamo scherzando? Va bene, ma io ci andrò. Io ci andrò. Va bene, fidatevi. Lasciamoli convinti. Tanto adesso verranno bannati tutti. La cosa che mi stupisce è che loro sanno che in realtà sono Marquez. Perché stanno facendo queste robe? Non mi torna qualcosa. MSG Luca 02. Ma perché questo? Sai chi sono e posso veramente bannarvi. Intanto ora vieni con me. Fai fai. Scoprirai come il banno non funziona su di me. What? Occhio a come mi tratti. Ti avverto. Potrebbe finire molto male per tutti quanti. Fidatevi. State attenti a ciò che fate. No, 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 no. Oh mio Dio. Oh. Ma cosa c'è qui sotto? Raga, c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non mi convince qui. Ma che cos'è? Oh. Cos'è? Che cosa? Perché no? Perché mi sta picchiando? Cos'è tutta questa roba? Spiegami ora. Ma questa prigione in Bedrock? Stai fermo. Perché devo stare fermo? Spiegami. Cos'è quella leva? Oh mio Dio, raga, ma che sta succedendo? Che fermi, 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 fermi. Oh mio Dio. Ora ti faccio vedere. What? No, 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 fermo. Fermo.
Fermo, esplodi tutto? Soprattutto tu e poi il server. Come fate ad esplodere il server? Ma che stai dicendo? Sono svariati chunk di TNT. Non è vero. Oh mio Dio. Ora vieni con me. No, 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 no. Ascoltami. Perché tutta quella TNT? Io non vengo da nessuna parte. Non hai ancora capito. Te lo scordi che io mi muovo da qui. No, 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 no. Chiudi proprio tutto. Chiudi tutto. Te lo scordi che mi muovo da qui. Te lo scordi proprio. Ma proprio per nessun motivo. La TNT è nel caso volessi scappare. Te lo posso dire, non sei proprio capace a fare trappole. Con me non funzionerà, fidati. Ti ripeto, stai attento a come ti muovi. Ragazzi, mi sto quasi per stufare, mi sto quasi per stufare. Secondo me tu non sei proprio nella posizione di dare ordini a me. No, ragazzi. No, 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 no. Non la vedo bene in questa situazione. No, 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 no. Non hai capito. Non sono il tuo schiavo. Non lo farò. Per nessun motivo. No. Oh, 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 oh. Piano. 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 È inutile che apri le porte. Con me non riesci. Tu sei il mio prigioniero, non schiavo. Ma prigioniero di cosa? Ma per favore, smettila. Ma prigioniero di cosa? Ma vai dentro e falla finita, va. Allora, no, ragazzi. Mi inizio di innervosire quando mi iniziano a parlare così. No, 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 no. Allora, decidi. Vuoi che ti faccio bannare ora? No, no, decidi, decidi. Tanto io, ragazzi, ci metto 2 secondi di rientrare e bannarlo e finisce tutto qui. No, 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 no. Non esiste proprio. Non esiste proprio. A me non mi interessa nulla, ragazzi. Non mi interessa nulla. Ragazzi, l'unica cosa è che anche se io ho il tempo di entrare, lui prende e fa crescere il server. Se crasha il server, tutti perdono tutto e ci sarà un casino assurdo. Peggio che un semplice ban su MC. Io ho conoscenze che possono fare ben di peggio di... Sì, ha conoscenze che possono fare peggio di ban. Sì, sì, sì. Del tipo, cosa puoi fare? Sentiamo la cavolata. Sì, sì, ha conoscenze che fanno peggio di ban di MC. Certo, certo. Cosa c'è? No, ma io... Niente, non ci posso arrivare. Quindi non farmi girare e vai dentro. Allora, non ci voglio andare. Possiamo stare qui fino a domani. È inutile. Non lo vuoi sapere, fidati. Ah, sì, sì, sì. Mi stai solo dicendo cavolate da giorni. Smettila. No, ragazzi, ti darò un assaggino. Ma di cosa parli? Per favore. Che cosa andare a prendere? What? Cos'è sta roba? Perché una balestra caricata? Non riesco a prenderla. La vedi questa? Sì, la vedo. Perché? Ma in quella cesta c'è anche la bedrock, ragazzi. È buggata. Che cosa? Non ho i comandi su questo account, vero? Slash, non ho i comandi. Killa tutto in un colpo. Ma che cosa mi stai dicendo? No, 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 no. Questa balestra killa tutti in un colpo. Non ci credo. Dopo le cavolate che mi hai detto, proprio no. No, 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 no. Mi stai mentendo. No. What? No, mi dispiace, ragazzi. Io non ci credo a queste robe. Assolutamente no. Non ci credo. Che sta succedendo? Doveva essere una roba che io la finivo in modo tranquillo. Delle mappe, ma mamma mia, ragazzi, mamma mia. Quello sei tu che esplodi che non entri nella prigione. Non voglio entrarci, è inutile, te lo ripeto. Vedi che tra poco io ti faccio bannare. Quindi occhio, te lo ripeto per l'ultima volta. Mi sto stancando. No, basta, ragazzi, basta, no, davvero, non ne posso più. Intanto le mappe, non per qualcosa, buttiamole tutte lì. Tanto le ho detto che non funzionavano queste mappe, che poi era tutta una cavolata. Io so che mi sta mentendo, lo so, ragazzi, quante cavolate mi sta dicendo. Oddio. Oh, ok. Io voglio vedere quello che c'è nella chest. Ok. Con te funziona quello che funziona con tutti. Cioè la forza bruta se non obbedisci. Senti, voglio sapere una cosa. Dove hai preso la bedrock? Ragazzi, già questo che ha la bedrock, tutta sta roba. Ve lo giuro che io non sto capendo nulla. Ve lo giuro, se non un momento di... Non lo so. Leggi i cartelli invece di puntarmi la balestra. Leggi i cartelli.
Sono in un momento che non sto capendo. Cioè, se questo letteralmente è un intero chunk di TNT, premendo questa leva crasha il server. Perché se c'è un intero chunk di TNT veramente, il server non riesce a reagire tutto ciò. Non ti interessa, i miei metodi. Quindi che fai? No, no, te lo scordi, no. Te lo scordi, no, 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 no. Non ci entro, non ci entro lo stesso. No, non ci entro. Tanto so che dici solo cavolate. Ohia, no, 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 non ci entro. No, non ci entro. No, 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 fermi, 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 non ci entro. Chilo tutti, chilo tutti, chilo tutti. Fermi, facciamo così. Dammi i soldi indietro. No, ancora, no, 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 no. Vieni qui, vieni, vieni qui. Leggi qui. Soldi indietro e io entro nella prigione. Muoviti, forza, muoviti. Soldi indietro, chiudete quella roba. Voglio soldi indietro. Soldi indietro. Oddio! Ah, era una cavolata allora. Bella cavolata. Non doveva one-shottarmi. Confermato che dici solo cavolate. E questa è la prima cavolata già che ti ho sgamato. Bene. Adesso? Adesso è cremata da me. Non potete farlo. Non potete farlo. È cremata da me la porta. Non ti avevo one-shottato perché non avevo in mano le cose. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Un'altra cavolata. Non può romperli, vero? Non può romperli. Non può romperli. Non puoi romperli. Come la mettiamo? Come ho fatto? Come ho fatto? Devi entrare. No, 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 no. Io ancora non ci credo che questi due mi hanno mentito. Altrimenti sono fatti tuoi. Ho detto di no. Non c'entro, ragazzi. Ma perché gliela devo dar vinta? Perché gliela devo dar vinta? No, no, ragazzi. Mi dà fastidio questa roba. Non gliela do vinta. No, 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 no. Per nessun motivo gliela do vinta. Te lo ripeto per l'ultima volta. Puoi ripeterlo fino a domani. Non ci entrerò. Chiudete proprio tutto. Chiudete tutto. Io non ci entro. Chiudete tutto. Non ci entro. Potete far cascare il mondo. Potete far venire tutti chi volete. Io non ci entro. Non ci entro. L'unica cosa di cui ho paura è questa leva, ragazzi. Se questo per qualche motivo preme la leva è un casino. Ok, ora vedi. Cosa fai? What? Come ha fatto? Ora come la mettiamo? Ma come ha fatto? Ok, entro. Non ci credo. Non ci credo. What? Non è vero. Ecco di qua. Come hai fatto a togliermi l'inventario? No, ragazzi, non ci credo. Qui passerà la fine dei tuoi miserabili giorni. Ma la smetti di dir cavolate questo? No, 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 no. Sto morendo. Era arrivato meno di metà vita. Ok, ora ci capiamo. Questo mi fa paura. Quella scala serve solo per redimerti. Ma di che cosa sto parlando questo, ragazzi? So quello che hai fatto e ti posso dimenticare. La cosa che mi preoccupa non è più che altro proprio quello che sta succedendo, che questo come fa a togliere tutta sta roba? Ora esci da quella scala e non farti vedere mai più. Va bene. Sei sicuro di tutto ciò che stai facendo? Arriverà la vendetta. Entro con il mio account, li blacklisto dal server. Ovvero un arresto totale. Ovviamente è tutto parte del piano. Quindi veramente loro ti hanno detto tutto quanto? Però ragazzi, una roba che non mi convince sono loro due. Sono stati i primi che volevano aiutarmi e poi i primi a truffarmi. Sì. Bene, mi sa che manca una parte importante. Vai su e stai zitto. Credo che potrai dire addio al server. Ok, me ne vado sopra. Chiudi pure con la bedrock. Io sono curioso di sapere cosa c'è sopra adesso. Ma qualsiasi cosa c'è non mi interessa, ve lo posso dire. Ma dove stiamo andando? Oddio, si sale? Si sale ancora, vedo solo minerali, minerali, minerali. Trapdoor. Un cavallo. È forse un segno per farmi andare via? Va bene, me ne andrò via. Ma loro ancora no. Ebbene sì, ci hanno provato, ma non ci sono riusciti. Perché io adesso... lo staffer principale della survival. Quindi Giulia, seguimi, andiamo. Che succede? Che succede qui? Che succede? Spiegatemi, spiegatemi. Slash clear inventory Leonardo 02. Bene, non è più nulla nell'inventario. Cosa fate? Sì, 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 sì. Togli tutto, Leonardo, non hai più poteri. Leonardo, ti ricordi di un certo Salvatore? Sì, eri tu, vero? Beh, ci vediamo in un prossimo server. Giulia, blacklistali. Giulia sta procedendo con il blacklist. Mi dispiace.
Non dovevano farlo, ragazzi. Rimane solo l'ultimo. Prego. Ebbene sì. Grazie mille, Giulia. E anche queste missioni sono state risolte. Purtroppo hanno scelto la via sbagliata. Ma sapete la cosa che non capisco? Perché allora quei due non hanno detto che in realtà dietro Salvatore c'era il Marchessone?